Innanzitutto che il rendiconto 2023 ha ottenuto la parifica della Corte dei Conti, questo significa che la Regione ha i conti in ordine. Un risultato di amministrazione positivo, che questo ci fa guardare con positività al bilancio di previsione 2024-2026 perché non aumenteremo la pressione fiscale. Per quanto riguarda i punti di forza, io l'avevo già detto negli anni precedenti, non possiamo ottenere un risultato nell'immediato. Noi ci siamo insediati nel 2020 con il Covid, 2021 Covid, quindi i risultati si vedono ora. E la Corte dei Conti afferma proprio questo. Per quanto riguarda i dati finanziari delle entrate e delle spese, sono migliorate rispetto all'anno 2022. Le liste d'attesa, anche lì la Corte dei Conti afferma che dobbiamo proseguire sulla strada intrapresa attraverso la farmacia dei servizi e attraverso i punti salute. Questi sono due risultati importanti per la Regione Marche, che sarà da esempio per le altre regioni. Quindi siamo soddisfatti di questa parifica, ma soprattutto di un giudizio positivo. Il nostro è un giudizio assolutamente negativo, soprattutto per diverse tematiche, ma in particolare per quella che riguarda la sanità, perché abbiamo visto che le liste d'attesa sono ancora ferme al palo, la mobilità passiva è in crescita e parlando di liste d'attesa basta fare l'esempio dello screening, degli screening oncologici che sono fermi a un 34%, mentre la stessa regione aveva immaginato di arrivare al 96%. Tutto ciò impone che i nostri concittadini vadano a cercare situazioni di cura e di diagnosi al di fuori della nostra regione, ed è qui appunto che aumenta la mobilità passiva, il cui grande buco nero è rappresentato dalla provincia di Pesaro Urbino, mentre l'unico dato un pochino positivo è che dall'Abruzzo c'è un po' di mobilità passiva per quanto riguarda l'AST di Ascoli Piceno. L'altro grande tema che ci vede proprio critici è quello dell'uso spropositato dei gettonisti, perché sappiamo che all'interno dei nostri ospedali mancano medici e soprattutto di alcune specialistiche come nella emergenza urgenza, nell'anestesia, in pediatria, e per cui c'è un crescente utilizzo dei medici gettonisti, che come sappiamo sono quei professionisti che hanno per i turni il tre volte tanto lo stipendio rispetto a chi è assunto all'interno del sistema sanitario nazionale. Quindi nel 2023 parliamo di 20 milioni, quando eravamo fermi a 4 milioni nel 2022. Quindi, insomma, per migliorare la situazione della sanità marchigiana c'è ancora tantissimo lavoro da fare, e questo rendiconto fotografa delle criticità che non hanno trovato ad oggi risposta.